Buonasera e benvenuti in canale di Luvaice Soto. Allora, perché ho fatto questa introduzione, diciamo, alla tedesca maniera? Secondo voi perché? Non lo so, ditecelo voi. Allora, semplicemente perché questo è un video collaborazione con un meraviglioso canale di un ragazzo che vive in Germania. Ovviamente il canale è quello di Paolo Channel. In cosa consiste? Ciao. In cosa consiste la Ah, ho detto che collaborazione? salutiamo. Ah sì, ciao Paolo. No, scherzo. Ciao carissimo. In cosa Stupido. consiste diciamo, Allora, questa collaborazione? voi state vedendo questo video, ma sul suo canale è già uscito quello che ha fatto lui. Ci siamo scambiati dei prodotti tipici delle nostre regioni, quindi noi abbiamo fatto un pacco, con prodotti pugliesi. Nello specifico salentini, dato che poi lui si offende che dice: "Io non sono pugliese, io sono Ovviamente vi salentino." mettiamo qui sotto Il il link link, del video quindi così vi andate a vedere anche andate a il video vedere che di lui. cosa abbiamo comprato per lui e le reazioni. Noi lo stiamo registrando domenica, quindi ancora non sappiamo se gli hanno fatto cacare le cose che abbiamo preso, se gli sono piaciute, non lo so. Beh, penso che, cioè, che Vabbè, fossero erano cose tutti buone. Sì. prodotti, diciamo, da forno, Mi quindi. raccomando, iscrivetevi al canale di Paolo Channel, se no siete stronzi. Esatto. Detto questo, diciamo, Se iniziamo no, a spacchettare. come diceva un mio compagno durante le lezioni di tedesco, Katzenkopf, che non vuol dire testa di ca, ma vuol dire testa di gatto. Quindi, se no, siete delle Katzenkopf. Ok, va bene. Vabbè, poverino, era bullizzato, allora se ne usciva con queste cose. Ma Senti, non parliamo di vabbè, ok, sì, va bullismo. bene, ok. Andiamo Allora, avanti. Io andiamo a vedere sono quante da una meraviglie. settimana che è arrivato sto pacco, da una settimana che Quante sto meraviglie ci morendo sono dalla qua? voglia di aprirlo. Ovviamente assaggeremo anche le cose. Allora, io devo dire, ho un presentimento. Cosa? Lui Che ha ci detto che ha sono preso wurstel e cose. krauti? No, ha detto che ha preso cose tipiche Snack, ha scritto. tedesche. Però io ho il presentimento che molte cose le conoscerò. Beh, Cioè, perché molte col no, fatto ma che alcune lei è cose abitata sì. in Svizzera, appunto, le cose possono essere Beh, la similari. cucina svizzera è molto simile a quella tedesca, Infatti, quindi. volevamo inviare a Paola anche qualcosa del Ticino, ma secondo lei non aveva molto senso, perché si sarebbe ritrovata con, Beh, più o meno, si sarebbe cioè, lo ritrovato stile è lo con cose molto stesso. simili o cose Allora, che conosceva. vediamo. Oh, tante cose Ragazzi! buone da mangiare. Grazie Paolo, Grazie quanta roba! Paolito. Allora, sto vedendo già una cosa che per la dieta va bene. Candy Can. Epa, leggi tu perché io con Ah, l'inglese non faccio dovrebbe molto essere d'accordo. un'acqua al gusto di torta di compleanno, forse. Wow, che La cignata! vogliamo assaggiare? Sì! Ah, è, no, è zero zuccheri, quindi va bene per la dieta. Quindi questa allora ce la beviamo tutta. Le Proviamo. altre cose dobbiamo, diciamo, un po' Madò, conservarle Madò, che cosa vedo? per i vari giorni sgarro. Vabbè, non mi spoilerò nulla. Madò! Che buon odore. L'odore è fantastico. Wow. Sa di caramella. Giustamente assaggia prima lei, l'ingorda, l'egoista. Com'è? Buona? Sì, è stranissima, è buonissima. È molto dolce. Sa un po' di caramella e un po' di torta. È assurdo. Non avevo mai visto una cosa simile. Dove sei andato a trovarla? È una cosa strana. Assurdo. Mi piace, Buonissima. mi piace. Ed è pure zero zuccheri. È particolare, è una cosa strana. Vediamo quante calorie ha. Una caloria per 100.000. Ah, fagiolo! Come la Coca Zero. Comunque è buono. È buono. Ha un po' un retrogusto da tipo di quegli sciroppi che bevevamo da piccoli per la tosse, ma erano buoni quelli, quindi Però è non buono anche riesco a questo. capire se sa Anche di di. fragola. Se sa. Fragola, secondo me. Un po' di fragola, un po' di caramelle e un po' di torta. È una cosa stranissima, ma è buonissima. Molto buono. Buonissima. Approvato. Occhio, a non Questo farlo mettiamo cadere. qua, sì, lo sto Allora, appoggiando sulle gambe del criceto. Se va a finire sul questo non lo criceto se voglio. la Lo voglio. beve. Lo
lo voglio tenere per dopo. Vediamo qua che cosa c'è. Allora, sto vedendo già delle cose buonissime. Barcellona, Barcellona style spicy snack mix. Barcellona, c'è la canzone dei Queen. Barcellona con la mitica Montserrat Caballé. Assaggiamo? Assaggiamo, vediamo. Queste sono tutte robe per me, cioè, ma vogliamo. Cioè, sembra che è andato a comprare le cose sapendo i miei gusti. Sì, queste fanno impazzire Luigi. Vabbè, un po' capire se no. Così parla con la bocca piena. Tipo delle quella fave. Una fava. Speziata. Quella che mi rompe spesso sodo, la fava. Grazie comunque, sono molto buone. Le fave sono buonissime. Poi c'è questo coso qua, tipo Tricky Fries. Questi qua c'hanno la nocciolina dentro, raga. Buone. Grazie, amore. Vabbè, possiamo... Amore! Cosa? Perché voglio provarle? Ah, sì, è vero. Che cavolo! Sto figlio di una mignotta! Ma che figura mi fa? Ah, mi è scappata! Ci sei anche tu. Esisto anch'io. No, mi sento male, sono cose troppo buone. Questi sono meravigliosi. Una cosa simile però si riesce a trovare anche qua in Italia, no mo? Mi ricordano qualcosa. Al Conad le troviamo pure queste. Simili. Non così particolari e così buone, però si trovano anche qua. Una fava? Una fava. Com'è? Das is good. Com'è che si dice das is good? Com'è che si dice? Papo, cos'è questo programma? Ma che ne so, è un tizio che propone una lista di cose e dice che sono buone. Willkommen! Siamo tutti a... Das ist gut! Buonissimo. Da parte. Finora noi tutte cose tutto fantastiche. Da parte. Su, prego. Prima le cose che vedi che sono salate. Questo no, non è salato. Ti giuro, Paolo. Patatine hashtag paprika. Paolo, se fossi una donna ti chiederei di sposarmi alla faccia di sodo. Guardate che meraviglia. Cioè, tutte le cose che piacciono a me sono. Assaggiamo. L'odore è fantastico, fabuloso. A forma di hashtag. Hashtag. Che buone le cose che ci ha inviato Paolo. Esatto. Commentate così. No, vabbè. Amore. Buonissime. Io mi sento morire. Sono pure un po' dolcine alla fine. Voglio trasferirmi in Germania. Ci trasferiamo in Germania solo per l'insieme. So che se vado in Germania io arrivo a pesare 220-300 kg. Che bontà. Buonissime. Questo video assaggi sta diventando un video mangiare. Andiamo, se no dura secoli. Prossimo. Allora. Ma queste sono tutte cose particolarissime, che buone. Ah, queste sono quelle, queste le conosco. Allora, noi sapevamo che sicuramente ci avrebbe preso cose buonissime e particolarissime, ma non fino a sto punto, cioè. Queste qua le vendono anche alla Lidl Svizzera e sono quelle buone ai ceci. Le patatine, ti ricordi quelle buone ai ceci che prende mia mamma? Se non sbaglio sì. Queste sono buonissime. Il problema è che ora ho la bocca di paprika. Vabbè. Vuoi disinfettarti con la cosa alla torta? No, perché è dolce. Abbiamo detto che mangiamo prima tutto il salato, no? Oh, l'odore non è buono come quello là del... La patatina è così. Sono quelle... No, io non mi ricordo quelle di tua mamma, però... Quelle che abbiamo fregato, che ci nascondavamo. Senti, che riguarda i video. Sì, mamma, se mancavano patatine, non questa volta che siamo venuti, quella prima, è perché le abbiamo fregate noi. Ladri di patate. Molto, come si fa? Come si fa? Come si fa a finire tutte queste patate? Come si fa? Come si fa?
a finire tutte queste patate. Queste sono la tipo la panna acida o sì, dovrebbe essere panna acida e cipolla, ma sono Adoro, yeah, adoro. Hanno pochi grassi. Beh, ma lo sai che si potrebbe fare un'altra collaborazione con Paolo? ma se ci fosse il pacco espresso noi avremmo potuto mandare, cioè tipo, il pacco frigo avremmo potuto mandare burrate, caciocavalli, stracciatelle, salami, salsicce, tutte queste cose. Basta che abbiamo, amore, mettile via. Abbiamo tanta altra roba. Poi ti riempi. Allora, l'ultima cosa penso salata sembra questa, no? Sì, perché poi qua c'è. Guarda che ci ha preso! Adoro! Sono un po' rovinato però. Allora. Queste pure ci sono in Svizzera, sono buonissime. Gemüse chips. Come sì, si sono legge? Sono delle chips, Gemüse chips. Vabbè, dai, più o meno, ci dai. Sono delle chips di patata dolce. Quello che cos'è? Sedano rapa? Questo bianco, sedano rapa. Sì, e barbabietola, sedano rapa, patata dolce e barbabietola. Apriamo. Madonna, sto video mi sta piacendo tantissimo. Video è uno dei video che mi sta piacendo di più girare. Mamma mia. Buonissimi. Che meraviglie non sono queste cose, raga. Buono, ma non ho trovato quello al sedano rapa. Questo forse è. Questo qua mi sa che è. Aspetta, ne prendo un altro. Ma questo è arancione, è una patata dolce. Oh, hanno messo poco sedano rapa. Questo eccolo. Forse. Fantastico anche questo, ragazzi. Buonissimo. Poi. Aspetta, sì, c'è questo ancora. Bello! Oh, i cangurini, che cucciolini! Poi dovete sapere che oggi è domenica, appunto, ed è l'unico pasto sgarro che abbiamo. E quindi dopo una settimana di tristezza, di tristezza e depressione, mangiare tutte queste cose, non sapete quanto. Oddio, quanto stiamo fighissimi. Godendo. Guardate come sono fighissimi, guardate. Oh, adorabili. Sono tridimensionali addirittura. Adorabili. Sono un po' panzoni come noi, cioè, sono belli grossi. No, vabbè, adorabili. Voglio morire all'istante. Questi sono per i bambini, a forma di animaletti. No, questi sono per Luigi, diversa la volta. Raga, perché non esiste un qualcosa per mangiare e non ingrassare? Spiegatemelo. Perché? Meraviglioso. Perché non esiste? Non lo so, ho visto un'altra bibita. Quindi andiamo sull'altra bibita. Perché poi mi sa che. Ah no, due bibite. Tre bibite! Addirittura. Allora. Ma quella non è uguale? No. Ha un altro gusto. Allora. Succo di frutta al Wassermelon. No?
come si dice? Wassermelonen. Wassermelonen Geschmack. È carino. Geschmack dovrebbe essere. Ed è pure vegano. Beh, è un succo di frutta, amore mio. E comunque è un un brick grande, non c'è questo formato in Italia, sono 500 ml. Madò, che strano! Com'è? Sa di melone, di caramella al melone. Buono! Ci piace. Das ist gut. Buono! È strano. Cioè, sa di melone, però effettivamente è più di caramella al melone. Cioè, al melone l'anguria. Ci piace, ci piace. Buono, molto molto buono. Molto buono. Non ce l'aspettavamo. Poi faremo più in là anche il video assaggi con le cose americane. Perché c'è un negozio a Brindisi che è aperto che vende tutti i snack americani. Allora, direi di passare qualcosa di dolce, poi una bibita, poi altro dolce, finiamo con una bibita. Il Kinder! Allora, c'è... Che si è però un pochino... è passato da Chernobyl questo Kinder. No, si è anche aperto da sotto. Si è aperto da sotto, purtroppo. Purtroppo i corrieri non è che... Secondo te, questo Kinder saprà come Kinder nostri? No, no, aprilo tu che no. Sto facendo danno, no? Non lo so, anch'io faccio danno. Secondo me è diverso. Allora, proviamo. Il Kinder io lo adoro, Un pezzo piccolo giusto per provare. Forse sa più di latte? No, il cioccolato della Kinder cosa non è? Già. Vediamo la sorpresa. Toglietemelo, vi prego. Sorpresa! Ma tu lo sapevi che questo è giallo? Per il tuorlo? Perché rappresenta il tuorlo dell'uovo. Sì, voi lo sapevate? Scrivetelo nei commenti. Se siete arrivati a questa parte del video, scrivete. Sto cazzo! Questo ovviamente non me lo butti, eh? Che carini! Che cos'è? I troll. Adorabili! Noi abbiamo trovato quello verde. Con la pepita d'oro in mano. Ma sarà un cartone... non si vede un cacchio. Sarà un cartone parte, tedesco? Non fallo vedere. Perché qua non li ho mai visti. È sarà un cartone tedesco? È carinissimo. Aspetta, lui. Questo qua abbiamo trovato. Mi somiglia. Adorabile, sì. Rompiscatole come te sembra. Guarda uguale! Modo, questi sono particolarissimi, sì, non li ho mai visti. Quelli, la morte sua. Allora, proviamo magari questi e lasciamo le cose migliori alla fine. Sì. Allora, questo non so che cosa sia. Tutti i frutti. Di Legoland. Legoland è una, è un parco a tema. Ne parlavano sempre, ma non ci sono mai andata. È tutto a tema Lego? Mi sa di sì. Sono, sembrano dei fogli di carta. Forse sono quelle ostie dolci? Non lo so, si mangiano. A tutti i frutti. Aia. Mi si sta facendo il sedere quadrato a stare qua. Sì, sono tipo delle folle d'ostia. Foglie. E come si mangiano? È così, amore. Mozzo devo tirare. Ma saranno delle ostie, sì. Ah, sì. Non assati molto, ma forse perché... L'odore non ce l'hanno. Ma non è che si sciolgono nell'acqua, no? Farina di frumento, amido, emulsionanti. Ah, c'è anche in italiano! I tedeschi ci pensano, allora. Buonissimo. Conservare in luogo asciutto. Amen. Andate in pace. C'ha tipo di melone questo. È buono. È sfiziosissimo. Sì, sembra di mangiare della carta saporita.
del cartone saporito. È buonissimo. Questo? Mezzo mix. Mezzo mix. Cos'è una Coca-Cola? Cola gusto arancia. Ah. Wow, particolare. Non è che scoppia in faccia, no? No. Non ha un odore di arancia. Chi ha mai provato la Coca-Cola mischiata con l'aranciata? Vado io. Vai tu? No, io no. Amore! Era buono, digerito. Ha provato. That is good. Com'è? Ovviamente il rutto voi lo sentirete bippato da una paperella, già lo so. Beh, sotto. È molto dissetante, è buono. Dai, dobbiamo andare avanti che sennò sto video dura 100.000 anni. È buono, è dissetante. Sì, è una coca, sembra una Coca-Cola. Però non particolarmente aranciata, nel senso un retrogusto leggero. Siamo arrivati così alla fine! Abbiamo lasciato allora, le cose migliori per la fine. C'è un pezzo di Kinder qua. Se non le offri, no? C'è qua l'uovo. Allora, quali vuoi fare prima? Due cose, ragazzi, che... Cioè... Questo qui! Ragazzi. Milka! Cioccolato Milka! Con dentro che cosa, amore mio? Choco e cakes, biscotti. Ah, i biscotti tipo i petit beurre, cioè tipo ma questi forse li abbiamo visti in Italia. Ma non così, amore mio. Biscotti quelli tipo il loro saiba e che cos'è? Sarà riso soffiato? Cakes, che cosa sarà, ragazzi? Diccelo tu, Paolo. Abbonda. Ah, grazie di aver pensato anche a me. Vedete com'è? C'è il biscuits dentro. Io penso che questa sarà la morte. È la morte. La fine del mondo. Paradiso. Buonissima. Mamma mia. La morte. Le ultime due cose, raga. Ba-ba! Ora assaggiamo prima questa. Candy! È molto simile a quella di prima, è solo che questa sa la chewing gum. Oddio, ma tipo la Red Bull, non sa di chewing gum? Anche questa senza tutti? No, preferisco l'altra. Sa di chewing gum l'odore? Sì, no, sa proprio. Di Big Bubble. Buona però meglio l'altra. L'ultima cosa, ragazzi, e poi vi salutiamo, vi rinnoviamo di nuovo per l'ennesima volta l'invito di iscriversi sul canale di Paolo Chan. Anche perché, ragazzi, ci ha inviato delle cose, ragazzi, cioè che bisognerebbe farlo santo. Mi raccomando, iscrivetevi e dite che venite dal nostro canale, così poi ci invia altre cose. Che cacchio di va. Vabbè, ormai i nostri iscritti ci conoscono. Sì, è vero. Dovete sapere che io vado matto per il mazzo. Vado. Cookie, aspettate. Cookie. Cookie.
Non so cosa sembrano. I, quelli che facevi tu. I come si chiama? I brownies? Yes. Buoni. Buoni, però mi aspettavo qualcosa di più di questi. No, io no. Mi piacciono molto. L'unica cosa che me ne aspettavo più croccanti, più crunchy. Ah, ma c'è scritto, mi sa, soft baked double chocolate. Buoni, 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 buoni. Buonissimi. Allora, la ragazzi, cosa che ti è piaciuta di più? La cosa che mi sono tutte le patatine. le patatine queste mi sono piaciute di più. Queste qua. Le adoro. Poi queste qua pure erano molto buone. Tutto buonissimo, tutto. Però le patatine... Non ci posso fare niente, raga. Le patatine sono quelle che mi hanno fatto poi diventare. Quindi. Vabbè, sono le patatine. Beh, non solo le patatine. Va bene, raga. No, grazie, amore. A me è piaciuto tutto. Oh, sì, è vero. Sì, dai, esisto anch'io, sono... sai com'è? Sì, dai, su. Vogliamo sapere. Allora, la parte dolce. Stiamo aspettando. Il Milka. Dai, Milka, sì. La parte non dolce. Non so che lo vuoi dire, perché non lo dici. La parte dolce è il Milka. La parte salata, le patatine e la paprika a hashtag e quelle ai ceci, mentre per quanto riguarda le bibite, la candy cane alla torta di compleanno. Quindi ti ringraziamo tantissimo, Paolo, per averci dato l'opportunità di collaborare con te e per questo bel pacco che abbiamo apprezzato tantissimo. E speriamo che anche il nostro ti sia piaciuto, sono cose completamente differenti, però... spero che si possano comunque, tu le possa apprezzare comunque. Vabbè, voi vedrete questo video dopo il suo, però mi raccomando, andate a iscrivervi al vostro, cioè al suo canale, sì, andate a iscrivervi al vostro canale. Andate a iscrivervi al canale di Paolo e grazie ancora a tutti. Un super bacio e al prossimo video. Ciao! Cosa? Ah, è finito il video? Sì. Ciao ragazzi, un bacione!